Benvenuti a questa nuova edizione di Alicata News che apriamo occupandoci di randagismo. Alicata, comune e associazioni di volontariato animaliste insieme per affrontare il problema. Avviate una serie di iniziative e interventi, ce ne parla in questo servizio Dania Bona. L'unione fa la forza ed è proprio in virtù di ciò che il comune di Alicata e le associazioni di volontariato animaliste si sono uniti per fronteggiare in modo efficace il preoccupante e diffuso fenomeno del randagismo nel territorio di Alicata. L'amministrazione comunale ha impartito una serie di disposizioni ai dirigenti del comune, affidando loro specifici compiti per addivenire alla soluzione del problema. È stata annunciata la costruzione del nuovo canile di 300 posti in terreni confiscati alla mafia ed oggi di proprietà comunale e che potrà servire anche ai comuni limitrofi. Ed è stato reso noto lo stanziamento nel bilancio di somme per supportare le associazioni animaliste. Tra le disposizioni impartite dall'amministrazione comunale di Alicata, un bando per il coinvolgimento di associazioni animaliste per l'avvio di una campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle problematiche del randagismo e sul rispetto degli animali, nonché la predisposizione di un regolamento che preveda l'esenzione totale o parziale dell'IMU a favore di coloro che adotteranno un cane. Ed ancora l'organizzazione e l'effettuazione a cura della Polizia Municipale di un costante servizio di vigilanza e di controllo sul territorio, finalizzato a debellare il fenomeno di detenzione di cani in violazione delle norme sull'impiego di microchip. Il problema del randagismo è stato affrontato in una riunione da amministrazioni e associazioni di volontariato animaliste, insieme per pianificare iniziative condivise che a breve, medio e lungo termine possano arginare il problema del randagismo Alicata. Tra le iniziative delineate, la sterilizzazione. Già da subito saranno potenziati gli interventi e sarà garantita una maggiore disponibilità di posti presso il canile municipale. L'adozione, sia da parte di associazioni che di privati. Maggiori controlli per la verifica dei microchip. Affidamenti presso i comuni del nord e nell'isola di Malta. Nonché la messa a punto del nuovo regolamento, già in fase istruttoria, che permetterà di poter elargire contributi alle associazioni che adotteranno. Non mancherà il sostegno delle associazioni. Cartelli indicanti lo stato di sequestro penale e l'apposizione di sigilli campeggiano da ieri mattina al porto turistico Marina di Cala del Sole, in un'area demaniale adiacente alla foce del fiume Salso, dove erano stati realizzati un invaso con massetto in calcestruzzo. Ad eseguire la misura è stata la sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Alicata, come indicato nei cartelli. Aveva parcheggiato l'auto sul ciglio della strada, si era affacciato guardando il vuoto e stava per compiere l'insano gesto, ma il caso ha voluto che proprio in quel momento passassero da lì due poliziotti in servizio che, cercando di non farsi notare, lo hanno bloccato e trascinato lontano dal guardrail. Scenario di quella che stava per trasformarsi nell'ennesima tragedia è ancora una volta il viadotto Morandi che collega Grigento con Porto Empedocle. Un giovane della provincia stava per lanciarsi nel vuoto, ma l'arrivo di un'auto della sezione volanti della questura di Agrigento ha evitato il peggio. Torniamo a Alicata, apriamo la pagina dedicata alla politica. Continua il botta e risposta tra il sindaco Angelo Cambiano e il consigliere Angelo Vincenti su patto di stabilità e gestione dei rifiuti. Vediamo. Nuovo botta e risposta tra il primo cittadino Angelo Cambiano e componenti dell'opposizione, il terreno di scontro odierno su patto di stabilità e rifiuti e con il consigliere Angelo Vincenti. Sinceramente non è la mia ambizione rispondere al consigliere comunale Vincenti, che dovrebbe avere pudore d'arrossire, perché sembra quasi che passando dal purgatorio si è diventato vergine politicamente e adesso può permettersi di puntare il dito contro un'amministrazione comunale che rileva una situazione drammatica dal punto di vista economico-finanziario, che rileva una situazione che riguarda l'aspetto e la gestione dei rifiuti per cui si spendono 7 milioni di euro all'anno. Sembra quasi che ora abbia tutte le ricette e tutte le soluzioni. La domanda mi viene spontanea: perché non le ha praticate quando ha fatto per più di 15 anni politica attiva e ha svolto anche ruoli di rappresentanza in questa città? Quindi dico, credo che sia superfluo rispondere a polemiche sterili, strumentali
Italia, a parte il consigliere comunale Vincenti, se l'attività che ha portato avanti in 7 mesi svolgendo il ruolo di consigliere comunale è solamente quello di preoccuparsi della presenza dei vigili urbani al funerale di mio zio o del ringhiere della Villa Regina Elena, quando il comune ha 40 milioni di euro di debiti e molti di quei debiti sono imputabili agli anni in cui lui ha fatto politica attiva. Questa la replica di Vincenti. Purtroppo il nostro primo cittadino continua a fare propaganda elettorale nonostante siano trascorsi già 8 mesi dalla sua venuta, direi, in questa città, anche se qualcuno dimentica che il sindaco Cambiano lo è già stato nel passato. Nel 2013 è stato vice sindaco, poi purtroppo per i motivi che conosciamo ho dovuto ricoprire la carica di sindaco per 10 mesi. Quindi, come io mi vanto di non essere un vergine della politica, neanche lui lo è stato, soprattutto nel recente presente o nel recente passato, come si vuol dire. Lui usa dei termini, arrossire e pudore. Beh, chi non dovrebbe avere questi seri problemi? Dovrebbe essere proprio lui, ma soprattutto il suo assessore San Vito. In qualsiasi amministrazione che si rispetti, dopo aver capito più di 6 mesi fa che c'era un problema serio e reale di sforamento di bilancio, una qualsiasi persona responsabile, e come lui afferma spesso, buon padre di famiglia, ma in questo caso è più che altro una gestione familiare più che da buon padre di famiglia, avrebbe messo in atto tutte quelle che erano le proprie competenze per poter in qualche modo diminuire questa voragine che già si sapeva. Vorrei ricordare che quel bilancio, fra l'altro, è stato votato in Consiglio Comunale e, considerate le gravissime ripercussioni che ci saranno sull'intera città, perché mentre si continua a fare propaganda elettorale, la città è giusto che sappia che ci saranno delle gravissime ripercussioni su tutta la città, il sindaco purtroppo continua a fare degli attacchi personali, anche perché questo è il suo limite. Il sindaco si dovrebbe limitare a dare delle risposte certe e serie. Io 2 giorni prima che lui ufficializzasse questo buco da 2 milioni e quasi 800 mila euro, mi ero limitato a dire che c'era questo problema. Lui, invece di rispondermi dal punto di vista politico, risponde sul personale. Io, grazie alla mia esperienza, caro signor sindaco politica, oggi posso dire di saper fare la differenza. E le vorrei dire un'altra cosa che ancora lei non ha capito. Io non ho mai fatto l'amministratore come l'ha fatto lei, io ho ricoperto solo esclusivamente cariche politiche. Il GUP di Agrigento Stefano Zammuto ha ammesso al rito abbreviato Carmelo Angelo Grillo, 51 anni, accusato dalla procura di violenza sessuale ai danni di minori disabili psichici avvenuta in una comunità di Licata, e Angelo Saverini, 28 anni, accusato di favoreggiamento personale. L'udienza è stata rinviata al prossimo 31 maggio. Per altri 4 indagati è già iniziato il dibattimento, visto che il GIP, accogliendo le richieste dei PM Salvatore Bella e Simona Faga, ha disposto il giudizio immediato. Quella volta l'arresto è avvenuto grazie alla denuncia di una delle vittime che, non sopportando più il dolore fisico delle violenze dell'orco, ha raccontato tutto ad un'altra operatrice del centro. Con un incontro aperto, presieduto dal sindaco Angelo Cambiano e dall'assessore al turismo Carità, è stato dato il via ad una serie di iniziative il cui obiettivo è quello di individuare e definire un complesso di attività di marketing per lo sviluppo del territorio. Quello tenuto ieri, spiega l'assessore al turismo, è soltanto il primo di una serie di incontri aperti a tutti, e quando dico a tutti mi riferisco a operatori turistici e commerciali, istituzioni scolastiche, associazioni, organizzazioni varie, siano esse anche politiche e sindacali o di altra natura, commissioni consiliari, semplici cittadini, purché abbiano la volontà di dare il loro contributo di idee per lo sviluppo del nostro territorio attraverso la condivisione di progetti, programmi e strategie. Cambia la mappatura dei dipartimenti comunali e gli incarichi dirigenziali. A Carmina, Polizia Municipale e Servizi Sociali, il servizio. Nuova rimodulazione nei quadri dirigenziali del comune. Sono state modificate le assegnazioni dei dipartimenti agli unici 2 dirigenti di ruolo rimasti in servizio, l'ingegnere Enzo Ortega e il dottore Pietro Carmina, quest'ultimo appena rientrato da un periodo di malattia. Il Dipartimento Servizi Finanziari, con determinazione sindacale dello scorso 5 aprile, è stato caricato sull'ingegnere Ortega, già titolare di lavori pubblici e urbanistica. Come si ricorderà, fino allo scorso 31 marzo la posizione organizzativa di ragioniere capo era occupata da Andrea Occhipinti, che aveva ricevuto l'incarico 2 febbraio. Per effetto del rientro del periodo di malattia dell'altro dirigente di ruolo Carmina, Enzo Ortega è stato alleggerito dai dipartimenti servizi sociali e demografici e della Polizia Municipale, che di fatto tornano all'originario reggente. Ricapitolando, questa è pertanto attualmente la mappa dei dipartimenti comunali. Affari generali, servizi sociali e Polizia Municipale sono retti da Pietro Carmina. Lavori pubblici e urbanistica e servizi finanziari passano invece ad Enzo Ortega. Leggendo tra le carte pubblicate sull'albo pretorio online del sito
istituzionale dell'ente, si evince inoltre che sul finire della scorsa settimana, precisamente il 1° aprile, al segretario generale, la dottoressa Giovanna Italiano, sono state conferite ad interim per la durata di 24 ore le funzioni dirigenziali del servizio finanze, verosimilmente per la firma di atti indifferibili. Tra gli effetti dello sforamento del patto di stabilità certificato lo scorso 31 marzo dal Dipartimento Finanze, vi è anche quello relativo all'impossibilità di poter nominare nuovi dirigenti. L'aver superato la soglia impone infatti dei paletti, tra i quali vi è appunto questo. Saranno pertanto Enzo Ortega e Pietro Carmina a dover dirigere nei prossimi mesi tutti i dipartimenti comunali. L'amministrazione comunale, in vista dell'ormai prossima consultazione referendaria del 17 aprile, invita tutti i cittadini che hanno smarrito la tessera elettorale o completato gli spazi disponibili per l'apposizione del timbro di sezione in cui votano a recarsi durante le normali giornate di lavoro presso l'ufficio comunale elettorale per la richiesta e il conseguente rilascio del duplicato. Tale operazione è possibile farla sin da subito al fine di evitare intasamenti e code durante la giornata del referendum. Licata in festa per il sì al referendum, è stata denominata così l'iniziativa a cura del Comitato Referendario di Licata, in programma domenica 10 aprile, che si svolgerà nella centralissima Piazza Edena. Il servizio è di Ilania Bona. Licata in festa per il sì al referendum. L'evento, organizzato dal coordinamento referendario di Licata, in programma domenica 10 aprile, coinvolgerà l'intera cittadinanza in vista del voto del prossimo 17 aprile. Oltre alla sensibilizzazione sul tema trivelle, l'evento ha lo scopo di valorizzare le risorse culturali ed artistiche di Licata. A partire dalle 10.30 e per l'intera giornata, attivisti, associazioni e cittadini incontreranno la popolazione nella centralissima Piazza Elena con banchetti attraverso dibattiti. Come ha sottolineato Luca Castrogiovanni, componente del comitato referendario. Noi abbiamo deciso di organizzare questa giornata, appunto, l'abbiamo chiamata Licata in vesta per il sì al referendum. Intanto perché vogliamo appunto sensibilizzare, invitare le persone ad andare a votare, l'importanza del referendum del 17. Noi li invitiamo a votare sì. Votare sì, abbiamo ovviamente le nostre motivazioni che abbiamo già detto in passato, le ripetiamo, le trivelle, diciamo. Il petrolio ormai dal nostro punto di vista il passato, diciamo, bisogna puntare, se prima o poi finirà, diciamo, in futuro dovremmo puntare su qualcosa di alternativo, perché non farlo adesso, puntare ad esempio sul fotovoltaico. In Sicilia abbiamo tra l'altro sole 10 mesi su 12. Oltre a questo, le trivelle, diciamo, non portano nessuna tipologia di sviluppo, cioè non portano nulla, non danno posti di lavoro, anzi mettono a rischio quelli che sono i settori, diciamo, trainanti dell'economia licatese, quali ad esempio la pesca o il turismo. E infatti è proprio con questo spirito che noi scendiamo in piazza. Vogliamo fare una festa perché vogliamo valorizzare alcune tipologie di sviluppo proprio per Licata. Ecco, non sarà soltanto una giornata di informazione e di sensibilizzazione sulla tematica, ma anche una giornata di animazione. Il programma cosa prevede? Sì, perfetto. Il programma, diciamo, è ancora in fase di definizione, nel senso che abbiamo ricevuto comunque da parte delle associazioni, cittadini, gruppi di persone, disponibilità a scendere in piazza, a presentare le loro attività, appunto, che sono inerenti un po' alla vita licatese. E diciamo, abbiamo previsto, oltre a dei dibattiti, anche delle videoconferenze, delle videoproiezioni, dei momenti così più musicali. Ci sarà infatti musica finale, ci saranno associazioni folcloristiche ad esempio che porteranno il loro contributo, quindi cercheremo appunto di fare una festa, diciamo, il nome nasce proprio per questo. Licata in festa per il sì al referendum, vogliamo ricordare l'appuntamento? Sì, l'appuntamento è per domenica a partire dalle 10.30, domenica 10 aprile in Piazza Elena, quindi insomma ci trovate là. E anche Agrigento, in concomitanza con la mobilitazione Mille Piazze, un mare di sì prevista per il prossimo fine settimana su tutto il territorio nazionale, avrà la sua piazza per un mare di sì. L'appuntamento è per sabato 9 aprile alle ore 17 in piazza Marconi, dove ci si ritroverà per dare vita a un flash mob che intende sostanziarsi come una iniziativa di forte impatto visivo. Tutti i partecipanti contribuiranno infatti con la loro attiva presenza a disegnare sulla piazza un grande vota sì umano. Tante proteste per nessun risultato, e questa è la fotografia attuale dei dipendenti del comune di Porto Empedocle. Il servizio è di Adriana Licausi della redazione di TV Agrigento.
Le proteste e gli scioperi dello scorso mese hanno portato a ben poco. Erano scesi in piazza e poi andati in prefettura per il mancato pagamento dello stipendio. Adesso i dipendenti del comune di Porto Empedocle non hanno ricevuto lo stipendio di marzo. Fin qui nulla di inaspettato, le casse comunali sono notoriamente a secco e dalla regione non è arrivato nulla. Il colpo di scena è previsto ad aprile. Il personale a tempo determinato e i precari troveranno in busta paga 3 ore in meno. Ad aprile 6 ore in meno. È iniziata la fase dei tagli a cui potrebbero prendere parte anche i dirigenti comunali. Dopo la pesantissima relazione della Corte dei Conti che critica la condotta dell'amministrazione comunale retta negli ultimi anni da Lillo Firetto, il commissario straordinario del comune Margherita Rizzo è passata alla soluzione taglio, aspettando che qualcuno giuridicamente al di sopra evidenziasse lo stato di necessità. Se ne sono accorti invece gli empedoclini segnati dalla delusione e assaliti dal malcontento. La città di Camilleri sembra essere assalita dal pessimismo, assopita tra rancori e invidie. Seppur le ragioni non manchino, non si fa che brontolare e criticare le buche, il verde, la luce che manca e peggio ancora le tasse, come quelle sulla spazzatura. È stata da poco tamponata l'emergenza rifiuti in città, ma lo spettro stipendi dei netturbini è pronto a ripresentarsi. E quale miglior contesto per una calda campagna elettorale che cavalca l'onda della crisi e del malcontento generale? Allora forse speriamo che a vincere, a governare sia un po' di ottimismo e tanta buona volontà. Ci fermiamo per il break pubblicitario, tra poco. Dall'11 aprile al 5 maggio, da lunedì al giovedì, presso il centro commerciale Il Porto, concorso a premi Forza 5. Spendi almeno 20 euro presso i negozi del centro commerciale e partecipa al concorso. Avvistati migliaia di buoni spesa. Il 15 maggio poi, dalle ore 17, festeggia con noi il nostro compleanno. Estrazione finale, animazione e taglio torta con Iago Garcia, direttamente da Il Segreto. Centro commerciale Il Porto, aperti tutte le domeniche. Questo programma è offerto da... Ceramiche Licata, lo stile italiano che arreda. Domani a Licata nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco parzialmente nuvolosi in serata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18 gradi, la minima di 13 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-nord-ovest. Mare molto mosso, umidità oscillante tra il 72 e il 91%. Questo programma vi è stato presentato da... Dai fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta. Di piccolo c'è soltanto il prezzo. Scusate se poco. In apertura di seconda parte ci spostiamo a Porto Empedocle. Stanziamento di 400.000 euro per il Pala Congressi, passato sotto la gestione dell'ente parco Valle dei Templi. Il servizio è di TV Agrigento. Potrebbe tornare presto in funzione perché il parco archeologico della Valle dei Templi ha lanciato un salvagente da 400.000 euro all'agonizzante Pala Congressi che rischiava seriamente di restare alla deriva ancora per molto tempo. Sono i soldi che provengono dal 10% dei proventi dei biglietti di ingresso e servizi a pagamento. Per il 2015 il parco archeologico Valle dei Templi ha liquidato nei giorni scorsi alla regione, sempre pari al 10%, 439.800 euro. Se il trend di vendita dei ticket rimarrà identico a quello del 2015, la stessa cifra sarà grossomodo messa a disposizione del Pala Congressi del Villaggio Mosè. Nella finanziaria del 2015 era stato inserito il passaggio di dover versare il 10% dei proventi derivanti dai biglietti d'ingresso alla regione per concorrere alle spese per il personale dei parchi, ha spiegato il direttore del parco archeologico Giuseppe Parello.
Questa norma non è stata più riproposta nella finanziaria del 2016. La stessa aliquota è stata invece prevista per la riapertura del Pala Congressi. Lo stabile del villaggio Mosè, che poteva ospitare convegni, seminari, workshop, esposizioni e spettacoli teatrali su circa 1.800 metri quadrati, garantendo una capienza globale di 1.400 posti, rientrava tra i beni demaniali che la regione aveva posto in vendita. Ad affidare al Parco Archeologico di Agrigento la gestione, l'utilizzo e la fruizione del Pala Congressi è stata di recente una norma inserita nella recente finanziaria della regione approvata dall'ARS. Una norma voluta dai deputati regionali Michele Cimino, Vincenzo Fontana e Giovanni Panepinto, che si erano fatti promotori dell'emendamento che aveva un unico obiettivo: restituire il Pala Congressi alla fruizione. Da oggi inoltre partirà il giro informativo del Parco Archeologico, che proprio sulle attuali condizioni del Pala Congressi si consulterà con il Genio Civile e con il Servizio Patrimonio del Bilancio Regionali. Da oggi abbiamo calendarizzato una serie di incontri per cominciare a parlare della procedura di consegna dell'infrastruttura, ha spiegato il direttore del parco. E per capire quali siano le reali condizioni, la prossima settimana faremo un sopralluogo congiunto. È probabile naturalmente che di sopralluoghi tecnici ne serviranno più di uno. I sopralluoghi del parco serviranno naturalmente per stabilire le priorità di intervento e quindi per quantificare quanto realmente serve per arrivare al ripristino funzionale della struttura. Da martedì 53 alunni delle terze classi del liceo Vincenzo di Linares hanno dato inizio al percorso di formazione di alternanza scuola-lavoro all'interno del comune. La realizzazione del progetto, che rientra nelle modalità previste dalla normativa vigente al fine di assicurare ai giovani studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, scaturisce da una convenzione sottoscritta tra il sindaco Angelo Cambiano in rappresentanza del comune e il dirigente scolastico del liceo Vincenzo di Linares, Rosetta Greco. Si è svolta ieri presso il Tribunale di Agrigento l'udienza relativa alla vicenda che coinvolge Ignazio Natalello, 60 anni, noto in città per essere il capo dei Tammurrinara di San Calogero. L'uomo fu arrestato nello scorso mese di ottobre con l'accusa di tentata estorsione, poiché accusato di aver messo della colla nei lucchetti di alcuni negozi del villaggio Mosè, per poi contattare a telefono i titolari degli stessi, chiedendo loro dei soldi in cambio di protezione. Ci sarà da attendere altri due mesi per dare il là alla riforma della Camera di Commercio, ce ne parla in questo servizio la redazione di TV Agrigento. La riforma delle Camere di Commercio dovrà attendere almeno altri due mesi. È da sottoporre a verifica la regolarità delle iscrizioni delle varie aziende che compongono i vari enti camerali, soprattutto alla luce di quanto accaduto durante il processo di accorpamento di Catania, Siracusa e Ragusa, con l'inchiesta sulle presunte iscrizioni fantasma. L'accorpamento delle Camere, come si sa, prospetta delle vere e proprie elezioni per il rinnovo di un vertice orientale tra Catania, Siracusa e Ragusa, un altro occidentale tra Agrigento, Caltanissetta e Trapani, poi ancora Enna e Palermo, mentre resterebbe intatta Messina. E nella Sicilia orientale pare che siano state iscritte aziende ignare per far crescere il peso elettorale nei consigli dei futuri enti da unificare. Iscrizioni fantasma che servirebbero a truccare la ripartizione dei seggi. Da lì lo stop alle elezioni da parte del vicepresidente della regione Mariella Robello, che chiede ulteriori verifiche ai commissari. Verifiche richieste anche dalla giunta camerale di Agrigento, che chiede al commissario di controllare anche questa parte della Sicilia. L'assessorato attività produttive ha sollecitato i tre commissari ad acta delle costituenti camere di commercio a effettuare ulteriori controlli per quanto riguarda le consistenze associative delle rispettive associazioni di categoria, per cui presumibilmente passeranno, il termine scivolerà di un paio di mesi. Prima di chiudere vi ricordo per stasera l'appuntamento con la trasmissione Il Punto, l'approfondimento giornalistico della nostra emittente. Si parlerà di patto di stabilità e di gestione dei rifiuti, con la proposta di delibera per far tornare in house il servizio. In studio il sindaco Angelo Cambiano, l'assessore con delega ai rifiuti al bilancio Carmelo Sambito, il presidente della commissione consiliare bilancio Lillo Scrimali e il vicepresidente del consiglio Tiziana Sciria. Appuntamento stasera alle ore 21. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci.